Va bene, allora, il Reddit mi hanno detto, ah, che bel Reddit che c'è oggi, ci sono dei post veramente interessanti, questo è il post più votato, che, Ah, i famosi post di settembre sono questi. va bene, ok, il Cina, magari lo chiamo, magari Oh. vediamo. Eh vabbè ragazzi, volevo sapere il tipo di videocamera, in realtà era un obiettivo fisheye. Vi ricordo che nel 2011 volevo comprare una buona fotocamera, mentre oggi streaming con una webcam cinese attaccata ad un powerbank. Non è più attaccata ad un powerbank, è una webcam Sony e ha un po' quell'effetto lì, comunque a prescindere. Ecco qua. Carino, grazie Gabri. Molto interessante. H più B, cosa vuol dire H più B? Oh, mi ha tolto più Barbara, no? Tra l'altro faccio gli auguri a Barbara che si è fidanzata con un bravissimo ragazzo. Ah, congratulazioni. Congratulazioni. Congratulations. Titolo vero, scommetti sempre sul fallimento di Omietol. Omi non reagisce ai tuoi meme. Eccola. Big Panetti esperto in bet, slot, blackjack e contare le carte, affidati ai suoi corsi online. E sarebbe un po' inquietante Simone fisicato e Così spesso, con sì. questo look abbastanza normale, grazie Skull. E sono due. 19, Oh! 19, 29, 29. Wow! Che sigla! Modificati e modificati del Reddit, ben ritrovati all'appuntamento Un settimanale attimo del solo, sto DJ 21. Questa chiedendo. settimana è stata particolare. Vediamo subito le notizie. La settimana inizia con la rivelazione dell'autore del pacco anonimo consegnato ad Obiatol. La misteriosa identità si è rivelata poi Paolo Cassi, mod di Tito del Nova. Ma analizziamo i dettagli. Quella che vedete adesso sullo schermo era la scatola, e le frecce indicano il punto in cui era stato nascosto il nome del misterioso autore. Davvero ben sigillata e introvabile, come ci informa il nostro amico Martin Max Sal. Una prima occhiata distratta potrebbe apparire come un elemento della scatola. Dopo di Dopo diversi tentativi falliti, Omiatol si è accorto degli indizi di Rocco Brazza e della parola tante volte ripetuta doppio fondo che è stata la chiave per il tesoro. Ma adesso passiamo alla prossima notizia che riguarda di nuovo la nota compagnia aerospaziale SkyMix, che è di nuovo atterrata su Marte in settimana. I quattro astronauti sarebbero stati Maddox, Martin e Omiatol, e anche Hank. Costui però ha fatto finire la missione in disastro poiché si è voluto lanciare nello spazio vuoto davanti a migliaia di persone che assistivano a live streaming. Sentiamo quali audio registrati. Ragazzi, io stacco tutte le comunicazioni. No, no. Parte del mio corpo. Quello che volete. Voglio solo che rimanga alla storia una frase. Ok, ok. Bet sul recupero di Hank? Non ce la faremo mai, non ce la faremo mai. Facciamo. Hank, sei bene? Vediamo la reazione degli spettatori a questa tragedia. Scila 22, ti vedo sul mio monitor. Attento a quello che dici. È che può camminare, eh? Ah! E concludiamo la serata con la notizia più content della settimana. Tanto tutti avrete visto l'intervista a Gods Fruax, la protezione animali ha avvistato uno strano cambiamento feroce delle specie animali che a quanto pare si sarebbero attaccate fra di loro in modo molto particolare. Ecco a voi il video. Vieni qua, stupido uccello di ah, merda! aspetta. Vieni qua, uno del Sium! E via! Tutti giù, tutti morti! Se morite, animali di merda!
E direi che per oggi è tutto da TG22. Queste erano le notizie della settimana. Ci vediamo su Reddit con altri video e aggiornamenti. Da QWERTY è tutto. Ciao. Ciao QWERTY. Un po' conto di questo, devo ammettere. Un applauso a QWERTY. Il peccato che ovviamente per fare queste cose ci vuole un po' di lavoro, per cui... ma una settimana è buono. Oh, bello. La mia live. Oh, oh, super preciso, eh. Super preciso. Oddio. Quasi inquietante. È veramente super preciso. Molto cioè, bello, tutto. Molto molto bello. Anche relaxing. Bravo, questo è rotto. Belle luci. Quello rotto, i doppio computer. Andre, un attimo solo, sto cercando di parlare un attimo. Il computer corretto, la scrivania non è inclinata. Sì, sì, non è inclinata. Mancano i libri sulla gamba di sinistra. Ecco. Va bene, ma è coperta dalla sedia, molto bello. Devo dire che mi mette relax questa scrivania. Mi mette super relax. Anche se i bicchieri sono molto più trash. Sono super trash. E poi ci sono tutti i tasti collegati. Ma poi guarda anche la TV. Ma la tastiera è uguale, molto uguale. Anche di sì. Vabbè, è fatto bene. Voglio scannarlo perché mi crea troppo relax e mi viene voglia di dormire nell'immagine. Grazie, Giulio. che motivazione è? Grazie mille, Giulio. È molto carino. Un applauso a Giulio che ha fatto una cosa molto, molto carina. Non so con che cosa l'ha fatto, però fighissimo, fighissimo. Io che saluto gentilmente il gruppo Telegram. Per favore, Omi, digli di non bullizzarmi. Non bullizzatelo, ragazzi. Non bullizzate Playboy Gabri, ma in generale i nuovi utenti. Madux, il cartone, news? Il cartone. È andato via. Il cartone. Andrea Oniatol, le persone sono in pericolo. È per questo motivo che devi difendere. Proteggi gli angeli. Questa città ha bisogno di dei veri eroi. E quegli eroi siamo noi. Angeli blu, attivi! Like what's up danger? Questa cosa qua funziona. Funziona da Dio. Sembra un po' Robin. Aspetta un attimo, Madux. Signore, buonasera. Signore. Sto rotto in culo, non ce la faccio e più. Dai. Che rotto in culo questo. Molto bravo. Grazie, non c'è bisogno. Venga. Ma che succede, raga? Marco! No. Molto figo. Scusatemi. Come faccio a sbloccarmi quando mi prendono? C'è il sequel. C'è il sequel, grazie boys. Ragazzi, volete il VIP a Lord Leo? La spalla. Secondo me, sì. Grazie. Poi secondo me dobbiamo appendere GTA.
Non mi sta rispondendo. Non c'è nessuno? No, non mi risponde nessuno. Ok, ok. Dopo aver bettato sono rimasto tutti lì a guardare. Se devi... Ah, sfida finale con Dredd. Io magari puoi, se vuoi... Sfido la fidanzata di Greg a... Sì, di Dredd. Di Dredd. Di Dredd. Dredd. No, non ho mai sbagliato a dire Dredd. Finalmente ho trovato il vero volto del nostro streamer. Non sono un licantropo, Dio porco. Grazie, imparatore. Scusatemi per la bestemmia. Non bestemmio mai. Non bestemmio mai, ma mi sono deviato ormai da Twitch. Sono deviato. Beh, per me è un problema, no, sì e no. Ok. Ok, non guardate il culo. Io l'ho guardato per un attimo. Ho sbagliato. Non lo permetto. Ok. Aona mi ha bannato, raga. Aona mi ha bannato. Ciao Stellina. C'è arrabbiata una. A una game. Vorrei vedere una... ma è... Allora, il problema principale è che voi siete su Twitch, ma non capite un cazzo, ok? Cioè, cosa state streamando? Qual è il vostro contenuto? Guardate la pupa e secchione. Ma non stai vendendo niente. Zano, ma cos'è giocare a FIFA? Ma sei veramente in campo? Stai facendo finta? Cos'è quella roba là? Tuk 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 con i tasti. Allora io, che sono il più milionario di Dubai, vi posso garantire che FIFA, io compro i giocatori veri, ok? Compro i giocatori veri, anche perché, ma adesso non stiamo a fare questo discorso, ok? Ok. Non era male, credevo fosse più schifosa, devo dire. Invece è top. Grazie, Rise. Lo conosci, Ale, Big Luca? Sì. Cosa ne pensi? Ma proprio in fondo no. Che cazzo ho detto? In fondo no. Proprio in fondo no? Ma stavi parlando con una signorina che è lì o...? No, magari non ti ha rimutato per un istante. Noi non ti giudichiamo. Va bene. Silenzio imbarazzante, vabbè. Tre Johnny Creek. Allora, questo sarebbe molto figo da fare. Il problema è che non ne detengo i diritti, ma credo che non ne detiene nessuno i diritti di questo. Trump. No, non è Trump. Lo sapevo che questa cosa del cappello avrebbe portato contenuti. Eccala. Vabbè, onesto. Cosa? Prima volta che metto il cappello, giustamente un evento memorabile. Noto rapper di Piderone esplode con il suo nuovo singolo. Volevo fare il ricercatore. Onesto, onesto, super onesto. Col fischio o senza? Monopola. Non male, grazie Colonnato. Molto carino, un applauso a Colonnato. Nota il bicchiere che sta cadendo. Vedi che c'ha le linee. Tra l'altro è lo stesso bicchiere. Bravo Colonnatone, bravissimo. Anche il PC di Omi, anche era Anonymous, una delle battaglie, sì. Vabbè. Quando ti chiedono perché la tua media scolastica sia calata nell'ultimo anno. Bomza ha speso 19 giorni e 20 ore guardando me. Grazie, caro. Forse un po' troppo, ma è onesto. Non, chi sono io per giudicare? Grazie, Bomza. Soprattutto se in questo giudicare faccio del bene. Rocce, alghe marine, isola dei cocchi. Abbiamo appena superato le rocce, fatto. Quindi adesso ci sono... Isole dei cocchi! Le alghe marine... No! No! Brom brom gasato pazzerello, la chat che scappa. Non so, darò il VIP anche ai memer, io che non carico meme da un mese. Sempre io che realizzo di non diventare VIP. Va bene, grazie al Himi Yousef. Buonasera modificati del Reddit.
Ho sempre sentito parlare delle grandi scammate di Andrea Hakimi in arte Omniadrol. Grazie, Radux. Così. Oggi sentiremo parlare delle sue buone azioni, della sua benevolenza e del suo grande cuore. Ora vedremo il perché tutti insieme. Dovrebbe essere interessante, grazie Albert. Scammiato. Domani ho un esame importantissimo che decide la laurea, potresti darmi un in bocca al lupo? Non il solito schema che fai con tutti, ma dimostra che vuoi bene ai modificati. Stai scammando? Ti vedo, dai ciao. Zitto. Dai, bocca al lupo, Alberto, sono Mastro da Cagliari. Non ci credevo, il giullare non mi aveva scammato come fa con tutti, pezzo di merda stronzo. No scherzo Andre, dai, non te la prendere. Dopo il suo in bocca al lupo mi sono sentito in dovere di darmi da fare, per il Reddit, per i modificati, per Enk che ama le puppone. Enk e la testa nelle puppone. Bravo, studia! Almeno il gusto me lo dici? 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 Ah, poi ho preso 30. Stai zitto. Bravo, bravo. Vedi, vedi? A studiare che si prende 30. Vedi, vedi? Al top. Al top. Perfetto. Tutto merito mio. Non mi ringraziate, non mi ringraziate. Ho fatto solo quello che andava fatto. Ho fatto solo quello che andava fatto. Report per scam. Non ci siamo persi tanto. Number 12, yeah, yeah. Io tu sabe, tu città le freestyle, yeah, yeah. Senti come cazzo fa. Vesto lilla, number killa. Tipo a balla, stella strilla, sempre brilla. Babbarilla, mangio pasta. Drillo con catenazioni, puoi chiamarmi Diego Nasca e sono italiano. Non tedesco crouch, io la tocco piano, come panetti e l'outing. Sembro un villano, alzo la mano, volo nello sky, ti sembro un caimano. Rapper sul cazzo, scarto sto mazzo, mi chiami Damiano e mi cazzo Giordano. Carica meglio sta batteria, come se fossi un powerbank. Modifico nomi di meeting, un po' come Fank. Guarda qua, questo spray, lo verso. Sul baby doll nel mio rap no avversari come power o mia doll non la met si la met rolling not rolling flex set sto sul set many fresh pipo duro violet frate no set il plus parto ovunque nella doccia salvo il match al 90esimo mano de dio somo chai. Va bene, era qualcosa. Bravo, bravo, complimenti. Pentiti, i pentiti e i dissociati, il dibattito attorno alle norme che contribuirono a sconfiggere la lotta armata. La legislazione emergenziale tra fine anni 70 e primi anni 80. Ma che cosa... Dopo la legislazione... Dopo la legislazione relativa ai terroristi collaborazionisti si preparano misure a favore di chi semplicemente si dissocia dal partito armato, dai pentiti ai dissociati. Vabbè, abbastanza strana come cosa. Perché di noi dovresti fidarti? A malapena ci conosci. So quanto basta. Ex poliziotto, militare, qualcosa del genere. Da come hai fatto fuori quei tizi sei addestrato. Il tecnico, offeso dal commento sugli hacker, ovviamente. Alfa. La signora Alfa. Eccoci qua. Il giullare. Riassunto della live di venerdì. Hank che dona un barbone, ok, sì. Ma ce l'ho anch'io,
Hi guys, it's me, Mr. Homiatol, Avanti Savoia. Siamo ai Modified Stones. If you have an account with Amazon Prime, you can help me improve the streaming and connect your Amazon account with Twitch. The sub is totally free. .22 in the chat, boys. Grazia, parla, modifica, bellu. It is time to shine.